degli altri, donne, bambini, vecchi, anziani, vulnerabili, venivano immediatamente portati nelle camere a gas. E quindi quelli incredibilmente anche per lui, perché ormai era stato portato nel luogo che precedeva immediatamente la gassificazione, e all'improvviso Scaverani e i suoi amici sentono trambusto, erano arrivati gli americani. Erano tra gli americani e quindi avevano liberato il campo. Il viaggio che nasce al momento dell'arresto di Camerani insieme ad altri cinque suoi compagni, e furono arrestati perché un altro loro compagno aveva, che era stato individuato, interrogato, verosimilmente premuto con i metodi soliti, aveva indicato questi sei compagni come opponenti, oppositori, resistenti, portati in carcere, sottoposti a interrogatorio. E dice Camerani, in realtà senza violenze fisiche, senza tortura, perché forse sono stati creduti questi ragazzi, perché loro dicevano non abbiamo avuto contatti con la resistenza. Infatti non erano ancora riusciti ad avere contatti organici con la resistenza. E quindi dopo qualche mese di carcere, avviati a Verona, da Verona a Brennero, da Brennero a Mauthausen, e lì comincia questa terribile scrittura, o meglio, questa terribile esperienza. Poi viene, dopo tanti anni, scritta da Camerani, che dopo il ritorno e la riconquista della vita e della libertà, per tanti anni ha tenuto per sé sofferenze, orrori, memoria, anche quei momenti bellissimi che poi lui scrive, quelli finali, quando arrivano gli americani e con le infermiere prendono lui e gli altri pochi compagni sopravvissuti e li conducono fuori dal campo verso un luogo dove avrebbero potuto essere curati e riprendersi. E a me è sembrato bellissimo questo, sia il momento del pianto liberatorio in cui escono fuori insieme terribili sofferenze, grugni inesplicabili di emozioni negative e positive, sia un fatto fisico, una sensazione fisica di quando viene adagiato sul prato e sente sulla pelle, sulle epidermide, sia il contatto con l'erba, ma anche il profumo delle viole. Ecco, tutto questo per decenni Camerani l'ha tenuto per sé, come è successo a molti altri deportati, che per anni e anni e anni, a volte per decenni, non sono riusciti a raccontare neppure ai familiari, neppure agli amici cari, le loro esperienze. Poi ha scritto, ha narrato ciò che gli era accaduto e ha cominciato a raccontare soprattutto ai giovani, a raccontare per le giovani generazioni. In una breve, sintetica, ma molto bella prefazione, Gianfranco Maris
annota: Camerani rifugge dalla rappresentazione dell'orrore per annotare soltanto i fatti e con essi i sentimenti dei gruppi. Ed è efficacissima questa scrittura, perché è una scrittura asciutta, senza retorica, senza neanche sottolineature eccessive dei valori che lui e gli altri perseguitati rappresentavano. E ci sono delle osservazioni proprio asciutte, ma che dicono molto. Per esempio, lui a un certo punto vede donne, uomini, bambini e si chiede: vabbè, io e i miei compagni siamo qui perché questi ci ritengono nemici, perché siamo oppositori, perché siamo avversari politici. E quindi noi abbiamo fatto la scelta di essere avversari. E quindi, in fin dei conti, ci troviamo qui anche a seguito a una nostra scelta di non acquietarci. E quelli hanno un'unica colpa: di essere nati. E lui si chiede perché. Cioè si chiede questo perché a cui è impossibile dare risposta. E quelli erano ebrei, vecchi, anziani, donne, bambine, che non avevano fatto nessuna scelta, semplicemente erano nati, vissuti e cresciuti in Germania, in Polonia, negli altri paesi. E solo per essere ebrei. C'è un altro libro che ha fatto quasi da pandan questo viaggio di Roberto, e lo faccio vedere pure per la telecamera, in modo che i nostri ascoltatori possano vederlo. Questo il viaggio di Roberto è stato in quest'ultima edizione, è stato edito a cura della Fondazione Memoria della Deportazione, e oltre al testo di Roberto Camerani contiene anche una novella grafica, un fumetto, delle belle pagine, delle belle immagini, con un disegnatore molto bravo e soprattutto molto coinvolto, giovane, che è Giovanni Radaelli, che ha conosciuto Camerani come tanti altri ragazzi. Cioè Camerani andava, quando ha cominciato a raccontare, andava nelle scuole, parlava ai ragazzi, e con i ragazzi si recava anche a Mauthausen. E si recava a Mauthausen dando a questi ragazzi, la riprova è proprio in ciò che ha fatto Giovanni Radaelli, che dopo aver insieme a Camerani visitato Mauthausen, dopo un po' di anni, ha fatto questa rappresentazione grafica del viaggio agli inferi e ritorno di Roberto Camerani. E credo che questo viaggio con i ragazzi, questa visita a Mauthausen, rientri proprio nella categoria positiva di cui parla Liliana Segre, un'altra sopravvissuta dopo anni ad Auschwitz. E la Segre non si stanca mai di ripetere alle mamme e ai papà: non portate i bambini in gita nei campi di concentramento e nei lager, portateli in pellegrinaggio. E proprio il lavoro che ha fatto Radaelli è la prova
di essere stato portato in questo pellegrinaggio di iniziazione alla umanità e alla cittadinanza, e quindi al dovere di fare qualcosa per veicolare la memoria di questi terribili orrori. Sempre dalla introduzione di Maris, leggo: non si deve perdere memoria. La cultura dell'oblio è un veleno per la coscienza degli uomini. Noi, Gabbia ha istituito il giorno della memoria, che è il 27 gennaio, ma quella è una data simbolo. Ciò che dobbiamo sforzarci di fare, soprattutto noi anziani, è dire ai nostri ragazzi che cosa è successo. E che cosa è successo? Proprio a volte bastano i fatti, senza retorica. È stato pubblicato da Bollati Borinieri un testo, un libro, recentissimamente, di Wolfgang Benz, che si chiama L'Olocausto. E anche Benz rifugge dalla retorica e sta ai fatti. E nei fatti ci sono 6 milioni di assassinati, che fanno dell'Olocausto un delitto contro l'umanità unico nella storia. Ci sono 165.000 ebrei della Germania, 65.000 dell'Austria, 32.000 dalla Francia e dal Belgio, 100.000 dall'Olanda, 60.000 dalla Grecia, 6.500 dall'Italia e così via. Sono dati agghiaccianti e sono documentati seriamente anche con testimonianze e riferimenti degli stessi nazisti o addirittura con i verbali delle riunioni dei nazisti. C'entra molto con il testo di Camerani che non presentiamo. Dice Himmler, uno dei massimi gerarchi: gli ebrei, e lo dice ai suoi collaboratori, per convincerli, tra cui Eichmann, a eseguire senza porsi grandi dubbi. Gli ebrei sono i nemici eterni del popolo tedesco e devono essere sterminati. C'è un altro passo, sempre verbalizzato, di una riunione. Ci siamo posti la domanda, dice Himmler: che facciamo con le donne e con i bambini? Come ci comportiamo? Anche in questo caso io mi sono deciso a trovare una soluzione netta. Cioè, non mi sono ritenuto autorizzato a sterminare gli uomini, intendo dire ucciderli o farli uccidere, e poi lasciare che i loro figli diventassero grandi per vendicarsi sui nostri figli e sui nostri nipoti. Bisognava prendere la grave decisione, anche Himmler la considera grave, di far scomparire questo popolo da... Ecco, la vicenda di Roberto Camerani, come la vicenda di tanti oppositori politici, come la vicenda dei Rom, dei Sinti, fa parte di questa più grande, terribile azione, teorie e pratiche insieme,
dei nemici del popolo e del popolo che va sterminato e cancellato, fatto scomparire dalla faccia della terra. Non so quanti di voi, cioè, l'Olocausto è davvero un fatto unico. E il mondo ha detto mai più. Sono passati decenni e quel mai più è un po' rimasto sulla carta. Non so quanti di voi hanno visto un film piuttosto recente, credo che sia un paio di anni fa, diretto regista Angelina Jolie. Il titolo è Mio padre fu il primo a morire. È una vicenda che ricostruisce in Cambogia la orrenda dittatura dei Khmer Rossi. E alcune frasi di quel film che io ho visto recentemente sono incredibilmente simili a quelle che dei nazisti, che ricordano sia nel libro di Roberto Camerani sia in questo libro di Benz, e cioè la costruzione del nemico, che il nemico deve essere distrutto una volta per tutte dalla faccia della terra. Perché il male assoluto è lì e noi siamo i buoni e dobbiamo sconfiggere il male. Perché lo ricordo? Perché il mai più che le Nazioni Unite, ma poi tutto il mondo, aveva pronunciato in quegli anni, 45-46, pian piano, non dico che è scomparso, ma è stato coperto da una coltre di oblio. Ecco, l'oblio e la memoria deve servire a ricordare ciò che è accaduto, perché è accaduto, e Camerani mette al centro del perché l'odio adatico verso gli ebrei, verso i sinti, verso i rom, verso gli oppositori politici. E lo stesso percorso era quello dei cambogiani contro i vietnamiti, del film in cui vi parlavo. Cioè sono delle costanti ogni volta che per interessi anche politici e di consenso si solleticano le parti più buie dell'animo umano, ogni volta che si creano dei nemici, gli ebrei, il Vietnam per i cambogiani, oggi i migranti, i meccanismi che scattano sono sempre analoghi. Ecco perché quando ci è stato proposto la presentazione di questo splendido testo di Roberto Camerani, lo abbiamo accolto con piacere. Sembrano lontani quegli orrori e quei lenti. Ma basta avere gli occhi aperti e guardare ciò che sta succedendo ancora stanotte nel Mediterraneo, ai confini tra la Polonia e la Bielorussia, ai confini tra Francia e Gran Bretagna, con la Manica e i 27 morti dell'altra notte, per capire che solo le forme sono diverse, ma che il filo che sta dentro, il grumo di disumanità che sta dentro, non è sempre quello, ma assomiglia molto. Non voglio fare paragoni azzardati, ma voglio
richiamare l'attenzione sul fatto che l'oblio va tutt'uno con l'indifferenza, è lo strumento per creare indifferenza. E io non posso mai dimenticare che una persona come Viviana Segre, che da ragazzina, quasi bambina, è andato ad Auschwitz, ancora oggi ricorda, quando mi hanno inibito l'accesso alla scuola, di tutte le mie compagne, solo tre si sono ricordate di me. E lei evidenzia che insieme all'odio dei più fanatici, uno dei mali terribili è l'indifferenza degli altri, l'indifferenza delle maggioranze. E le ricorda, guardate che l'indifferenza non è solo quella del 1938, quando veniva approvato la legge razziali, perché c'è tanta gente in Italia, a Roma, a Venezia, a Milano e altrove, che ha aiutato i perseguitati, gli ebrei. Ma la maggioranza è stata indifferente. E non è solo quella indifferenza, è anche l'indifferenza verso ciò che succede oggi, nel mondo di oggi, per i disastri voluti dall'uomo più terribili. I disastri nel Mediterraneo, al confine con la Polonia, al confine con la Francia della Manica, non sono disastri naturali, sono disastri voluti da precise scelte e a volte non scelte, cioè omissioni politiche addebitabili a lui. Ecco, una fondazione come questa, una fondazione di cultura politica, non può fare moltissimo, però può mantenere acceso un lume contro l'oblio, contro l'indifferenza, per l'attualizzazione della memoria. E do adesso con piacere la parola a Fabrizio De Santis, che è il presidente dell'ANPI provinciale. Se forse è meglio da questa parte, perché questo microfono è più pulito. Grazie Presidente, io sono innanzitutto molto felice di essere qui con voi, di essere alla Fondazione Basso. Intanto faccio i complimenti per le mostre che ci sono, che sono bellissime. Ai romani consiglio di venire e visitare, come farò io subito dopo. E di essere con la Fondazione in memoria della deportazione, con Adele, la figlia di Roberto. Avevo pensato già da... però è scoppiata la pandemia, quando dovevamo presentare, ci basta qui questa presentazione, finalmente ci arriviamo. E spero anche che sia una delle tante, anche a Roma. No? E sono piaciute molto le parole del Presidente, e soprattutto quando ha detto di un viaggio, no? Di questo viaggio di Roberto, che se vogliamo è il viaggio di tutto il nostro paese, raccontato non come su un libro di storia, raccontato coi fatti, come veniva detto, senza troppi giudizi, cosa di cui fu rimproverato da alcuni, non lui risponde in una postfazione, ma sono sufficienti i fatti, devono suscitare i sentimenti, e questo è effettivamente efficacissimo. E che sia un po' tutto il viaggio del nostro paese quello che fa Roberto Camerani. Da giovanissimo attratto dal fascismo, dalle roboanti parole. E ci sono in tutto questo viaggio le date
alcune delle date fondamentali, certo, lui è del 25, quindi nasce quando già si è costituito il regime totalitario, la dittatura terroristica che fu il fascismo. Però lui ricorda il 10 giugno del 40, quando si dichiara guerra, quando l'Italia entra la seconda guerra mondiale, con le parole di Mussolini, lo slogan che abbacina molti giovani, vincere, vinceremo l'unico potere della nazione. Poi l'8 settembre, le perplessità, la maturazione invece della coscienza critica del fascismo, quindi si avvicina alla resistenza, non è ancora un partigiano, ma entra in qualche modo nella resistenza. E poi l'arresto, la deportazione, sofferenze orribili del campo di sterminio e la liberazione come nel nostro paese, no? Quest'uomo viene liberato dopo aver tanto sofferto, rinasce alla vita, c'è questo episodio quando viene sdraiato sul prato, no? Nel gode del prato delle viole. E quindi poi comincia una vita normale, tra virgolette, normale, in cui non racconta, come è molto comune purtroppo, ma è umanamente comprensibile, finché casualmente non si ritrova davanti al portone di Mauthausen. E allora tutto esce fuori, tutto. E comincia a raccontare, e dice il libro: non smette più di raccontare. È un libro molto prezioso, questo pubblicato dalla Fondazione della Memoria. E anche nel taglio rivolto ai giovani, il fumetto, cioè tutta la storia e i documenti, sono corredati da un fumetto che narra la storia. E in questo momento in cui i giovani non leggono, no? E sappiamo che leggono i fumetti, questo è uno strumento molto importante, perché un ragazzo non abituato a leggere, purtroppo, abituato a questi strumenti, agli smartphone, ai social che esauriscono in 30 secondi il messaggio. Ecco, il fumetto permette in mezz'ora, un'ora di ripercorrere questa storia, quindi tramandarla. E quindi Giovanni Revelli, il fumettista, si fa testimone del testimone e parla con i suoi strumenti, ai suoi coetanei, di una storia su cui grava il peso dell'oblio, quel mai più effettivamente vacilla. E anche a me, nel leggere le parole di Roberto Camerani, quando dice: non dimenticate, non odiate, continuate a pensare di lottare per un mondo migliore, e anche a me sono venute alcune immagini. Intanto la frontiera in Polonia dovrebbe essere centinaia, migliaia di poverissime persone sono respinte con la forza militare, stanno morendo, vengono uccise al gelo, no? Al freddo, lasciate senza il pane, senza il bordo, senza. Ecco, siccome il Mediterraneo, così come il canale della Manica, l'altro giorno su L'Avvenire,
non avvenire che in realtà in Europa ci sono già 30 muri contro i migranti, no? Ci sono muri in Turchia, poi ci sono muri in Grecia, ci sono muri in Macedonia, no? Così, e così via via, ognuno ha il suo nord, ognuno ha il suo sud, no? E ci sono questi muri, come ci sono i muri in mare, no? I blocchi navali, come ci sono i muri a Sente, a Melilla, no? Per non fare entrare gli italiani nel periodo spagnolo. Quindi veramente questo mai più vacilla, e vacilla anche dopo decenni di revisionismo storico. Il revisionismo di per sé non è un male, la storia si fonda anche su un processo scientifico di acquisizione di dati, strumenti, e le conoscenze si amplificano, si migliorano, ma il revisionismo con cui abbiamo a che fare non solo nel nostro paese, ma comunque nel nostro paese da qualche decennio, tende invece a smontare tutta questa memoria e tende anche a degli obiettivi chiaramente anche politici, perché tutta questa storia, che è la storia dell'antifascismo, della resistenza, della deportazione, della lotta di liberazione, tutta questa storia ha aperto la strada, che è quella segnata nei principi fondamentali della Costituzione. Quindi questo revisionismo, questo oblio, il fatto che ci sia la negazione, no? Che alcuni neghino l'olocausto o ne vogliono ridurre la portata, ecco, tutto questo ha anche dei fini concreti, diciamo così, dei fini molto concreti. Nel senso che possiamo dire che l'antifascismo è stata sicuramente una ribellione anche morale alla dittatura, ma essa ha prodotto nella sua lotta anche un movimento culturale internazionale e ha prodotto una teoria dello Stato, che è quella appunto che quei principi di giustizia sociale che i resistenti di qualunque orientamento politico ci hanno lasciato in modo unitario oggi, no? E sulla cui strada, no, è necessario continuare a camminare. Quella strada aperta da questo baratro, no, dal quale siamo sorti. Io metto l'accento ancora sul fumetto, sui giovani, perché proprio lì abbiamo alcuni problemi, diciamo così, nel senso che già la scuola conosce delle mancanze. Questi ultimi anno, due anni, non sai, terribili, avranno delle ripercussioni nella formazione umana, culturale delle giovanissime generazioni. E bisogna trovare assolutamente le forme, i modi perché questa memoria attecchisca, no? Nelle menti, nei cuori delle giovanissime generazioni. Ecco, questo è uno strumento potente, a mio avviso, veramente potente, questo libro prezioso, della doppia forma del racconto in prima persona e del fumetto, no? Può sembrare una piccola cosa, invece no, è una grande cosa. Infatti viene proprio da un ragazzo che va a Mauthausen, dove vive l'esperienza, perché Camerani non racconta solo, li aggruppa, cioè ci accorpavano, dovevamo proteggerci dal freddo, poi ci facevano questo, poi ci mettevano là. Quindi rivive questa cosa e la racconta. L'effetto è molto forte e molto, molto prezioso. Quindi io ringrazio proprio dell'iniziativa, non solo di oggi, no, ma proprio della pubblicazione di un libro così prezioso, così importante e così rivolto ai giovanissimi. Quindi spero anche che potremo far seguire altre iniziative di presentazione, di diffusione di questo importante. Secondo me è qui.
qua no. L'altro non è tutti gli altri. Beh, è stato sì, è stato proprio chiamato direttamente Massimo Castoldi, che è responsabile della didattica dei progetti editoriali della Fondazione Memoria della Deportazione, a cui si deve questa ripubblicazione del testo di Camerani unitamente al fumetto di cui un attimo fa parlava Fabrizio De Santis. A lei la parola. Grazie. Quindi, anziché parlare del libro, che quale già è stato detto e sarà detto dopo di me, voglio dire qualcosa proprio su questa operazione che è stata fatta e sull'importanza del rapporto tra Camerani e il mondo giovanile e su quello che in prospettiva ancora intendo fare. Sono io l'artefice di questo volume, che l'ho proprio realizzato, confezionato, anche se in accordo ovviamente con la Fondazione e con la figlia di Roberto Camerani. Ora, il libro già circolava, ma in un contesto estremamente limitato, estremamente ristretto ed esaurito, era stato pubblicato a Giannusco da iniziative locali, da editori locali, e quindi abbiamo deciso di recuperarlo. Ma dietro questo libro c'è sì l'esperienza e il viaggio di Roberto Camerani, ma c'è anche il grande rapporto che Roberto Camerani aveva con il mondo giovanile, l'empatia col mondo giovanile, al punto che Roberto Camerani dice proprio espressamente: forse avrei mai scritto niente se non fossi stato stimolato a farlo da quella straordinaria scolaresca di Colle Valdelsa, terza media, anno 1978-79, che venne a scovarmi per uno di quei casi strani della vita. Quindi sono gli studenti, ovviamente, guidati e accompagnati dai loro insegnanti, perché c'è sempre questa sinergia tra insegnanti e studenti, che vanno a cercare Camerani e che stimolano Camerani a testimoniare e piano piano a scrivere. Quindi tutto nasce con questo buon rapporto con una classe di terza media, e da lì Camerani non si ferma più. Non si ferma più e incomincia ad andare nelle scuole, ad accompagnare giovani a Mauthausen e a raccontarsi e a raccontare loro. Uno di questi è proprio Giovanni Redaelli, il quale poi, talmente toccato dall'esperienza e dal confronto con Camerani, decide molti anni dopo di ritradurre il racconto, il viaggio, in un altro linguaggio che quello della graphic novel. Quindi mettere insieme questi due testi era già di per sé un'operazione importante, perché vuol dire proprio rappresentare questa continuità, questo rapporto col mondo giovanile. E poi ci sono i documenti che, con grande generosità, la figlia di Roberto Camerani ci ha donato in fondazione per il nostro archivio, e anche questi documenti inediti sono rappresentati nel libro. E anche sui documenti si può fare una didattica diversa. Io vedo che sono molto attratti i giovani dalla concretezza, dalla visione del documento. E spero presto di vedere queste lettere che si sono scambiati i ragazzi di Colle di Valdelsa con Roberto Camerani, che la figlia ha ritrovato e che mi farà vedere, perché da queste lettere, da questo
germe da cui è nato tutto, intendo fare forse ancora qualcosa in questa direzione. Ma Camerani non si è fermato, è arrivato anche alla televisione. E in un spettacolo anche un po' aggressivo, un po' di televisione un po' aggressiva, ma comunque spesso d'impatto, che è quella delle Iene di Italia 1, il 30 settembre del 99, del 1999, incontra un ragazzo neofascista di estrema destra, di Padova, ultras del calcio Padova e militante nell'estrema destra. Ovviamente c'è sempre qualcosa di costruito nello spettacolo televisivo, no? Perché chiaramente questo ragazzo si è prestato, quindi tanti non si presterebbero a fare una cosa di questo genere, quindi c'è già in questo ragazzo qualcosa, un'apertura se non altro, una disponibilità. Ma questo ragazzo va con Roberto Camerani a Mauthausen e vedono insieme il campo. E alla fine, e qui mi sono ritrascritto le parole di Camerani, che sono un inedito dal punto di vista della scrittura, anche se non dal punto di vista dell'oralità, viene chiesto dalla Iena a Camerani cosa direbbe a questo ragazzo di estrema destra dopo questa loro visita a Mauthausen, quali parole. E Camerani dice così: di meditare, di ricordarsi le parole che a lui ho detto, di non dimenticare il mio sguardo quando io rifletto su queste cose dolorose, che io ho avuto la fortuna poi di lasciare alle mie spalle. Ma non dimentichiamo mai il problema del rapporto bene e male, del rapporto di convivenza fra gli uomini. Gli uomini devono convivere. Non si convive con la violenza, non si può convivere con la tortura, non si può convivere con il pensiero della guerra. Convivere vuol dire elevarsi. Per capirci, il pianeta è piccolo. Siamo tutti diversi, i popoli sono diversi anche tra loro e hanno tutti il diritto di vivere alla stessa maniera. Questa convivenza deve essere realizzabile, altrimenti non avrebbe senso questa storia che abbiamo vissuto questa mattina. Queste sono le parole di Camerani che io mi sono trascritto andando a recuperare questo spezzone della trasmissione del 99. Non avrebbe senso questa storia che abbiamo vissuto, io e te. Io e te, ragazzo, che sei venuto con me a Mauthausen, abbiamo vissuto insieme un'esperienza. Si è creata tra noi una relazione. Questa è la chiave di molta della sua empatia con i giovani. Si crea tra lui e i giovani una relazione. Questo è quanto mi hanno anche testimoniato tantissime persone in 40-50 anni che nella zona di Melzo, Cernusco, Piortello hanno avuto occasione di incontrare Camerani quando erano ragazzi e ancora se lo ricordano in questi termini. Questa storia che abbiamo vissuto questa mattina. E mentre vedono il campo, Camerani non si perde in grandi dissertazioni, in grandi discussioni, in grandi considerazioni moraleggianti. Non fa la morale a questo ragazzo, ma lo esorta al silenzio. Quando si trovano
nella camera a gas. Lo esorta a un momento di silenzio e a pensare alle persone che lì sono entrate e non sono più uscite. Non gli dice altro, lo esorta al silenzio. Silenzio, relazione, ascolto, partecipazione della propria esperienza. E queste parole conclusive sono un po' la chiave per capire questa empatia di Camerani con i giovani. E su questo mi piacerebbe andare avanti, dopo aver pubblicato la graphic novel di Roberto Redaelli, pubblicare qualcosa a partire da queste lettere degli studenti di Colle Valdelsa, con i quali è cominciato tutto, e ad arrivare a queste parole che secondo me hanno una forza, hanno una semplicità, ma una forza straordinaria. Il pianeta è piccolo, siamo tutti diversi. Cioè ci dice sostanzialmente la necessità della tolleranza. Abbiamo tutti il diritto di vivere, noi e gli altri, noi e gli altri popoli, che con parole molto semplici rivolte ad un ragazzo sempre più imbarazzato, questo ragazzo ovviamente di estrema destra, che all'inizio cerca in qualche modo di difendersi nelle sue posizioni. Quando sono davanti al forno crematorio, il ragazzo dice sì, ma in fondo li bruciavano morti, non li bruciavano vivi. E Camerani lo guarda in silenzio, come se questo fatto fosse una giustificazione di tutto quello che succedeva. Lui cerca in qualche modo di stricarsi nella situazione. Poi alla fine il ragazzo si vede che è sempre più imbarazzato e forse alla fine qualcosa ha imparato, se no probabilmente tutto questo, la storia che abbiamo vissuto, sarebbe, come dice Camerani, priva di senso. Ora, si è detto prima dell'importanza della scuola e dell'importanza del rapporto con il mondo giovanile. I deportati non ci sono praticamente più. Non ci sono praticamente più le persone che possono portare questa testimonianza. E quindi è nostro dovere riflettere sul senso di questa operazione. Non avrebbe valore riproporre una registrazione di Camerani ai giovani, non l'avvertirebbero nella sua empatia. Camerani non c'è più, bisogna trovare altri linguaggi, bisogna trovare altre forme, bisogna semmai riproporre le sue parole lavorandoci sopra in un altro modo, e la graphic novel è stato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Il teatro, la stessa didattica ma fatta pensando a questa dinamica di relazione che Camerani stabilisce. E quindi su questo io ho voluto riflettere, perché potrei parlare anche del libro, della sua dimensione storica, ma ho voluto mettere un focus su questo tema, su questo aspetto, proprio perché secondo me è un po' stato il suo specifico, cioè questa grande capacità di parlare alle nuove generazioni, di parlare ai ragazzi. Valerio Palumbo ricorda che al suo funerale nel 2005 c'era una quantità enorme di ragazzi. Aveva 80 anni e il funerale era cosa che, appunto, è una cosa di per sé pensabile, ecco, in queste proporzioni. Quindi su questo inviterei a riflettere, e su questo voglio io riflettere. Cioè, questo libro è stato fatto, l'ho fatto, sono contento di averlo fatto, ma vorrei fare un passo secondo, un passo nuovo, che è proprio una riflessione su questa empatia col mondo giovanile, e trovare il modo di destrutturarla, farla capire, creare un modo per riflettere
riflettere su questo. Io mi fermo qui perché potrei andare avanti a parlare, ma ho voluto mettere a fuoco questo aspetto del problema. Grazie. C'è un'incombenza. L'incombenza è questa, e l'altro domino non lo ha, non ci sono là. Allora chiamiamo subito Eugenio Comencini, senatore Comencini. Ah, abbiamo cambiato bene. Emilia Pizzi. Comincio. E Valeria Paluzzi. E Valeria Paluzzi. Prego. Ma sì, adesso ne abbiamo bisogno di o di due, oppure io parlo così, perché però serve per la videocamera. La abbiamo visto. Ecco, grazie. Ma questi sono tutti. Quelli erano. Bene, va bene anche così. Possiamo anche togliere questo. Allora abbiamo Valeria Palumbo, che è giornalista, si interessa di storia delle donne, ed Emilia Pizza, che faranno tutte da sole, nel senso che presenteranno ulteriori aspetti oltre quelli di cui ho parlato e interverranno. Prego. 8 settembre 1943. Badoglio annuncia agli italiani l'avvenuto armistizio. Nel pomeriggio del 10 settembre, una colonna germanica di SS con mezzi blindati transita velocissima per Cernusco. Il passaggio per Cernusco fu, per certi versi, coinvolgente. I mezzi poderosi, la loro irruente velocità, gli uomini impolverati nelle divise mimetiche, le grinte spavalde, la bandiera tedesca sventolante sulla macchina del comandante, ebbero un potere psicologico scatenante su di noi giovanissimi, con il risultato di dividerci ancor più in due fazioni, quelli che rimasero affascinati da codesta dimostrazione di potenza e quelli che, al contrario, nell'evento vedevano una sorta di prepotenza portata in casa nostra da un alleato che non era mai stato pienamente accettato come tale. Molti giovani presero la via della montagna, altri facevano la spola per reclutare uomini in pianura. Uno di costoro entrò in contatto con me ed alcuni amici con il fine di organizzare un gruppo partigiano che potesse agire come base di appoggio e collegamento. Qualcosa trapelò all'esterno del gruppo stesso e il risultato fu che alle ore 20 del 18 dicembre 1943 la Feldpolizei bussava alla porta di casa mia. Fummo arrestati in sei. Il più giovane di noi, Virginio Oriani, aveva 16 anni ed è morto nel campo di eliminazione di Edense. Il più anziano, Pierino Colombo, aveva 23 anni e morì nel campo di Gusen Primo immediatamente dopo la liberazione. Quattro superstiti sono Quinto Calloni, Angelo Ratti, Ennio Sala e il sottoscritto. Fummo portati a Milano, nel carcere di San Vittore. Questa è la prima parte del racconto di Roberto. Io sono una storica delle donne, non mi interessa di storia delle donne, sono una storica delle donne, le donne fanno anche da sole, e faccio proprio questo, voglio fare un piccolo contrappunto raccontando quello che le donne hanno vissuto nelle situazioni analoghe. Perché uno dei meriti, come è stato detto, di Roberto è di scrivere in maniera molto asciutta i fatti. E questo è esattamente quello che hanno fatto gran parte delle scrittrici che hanno scritto di resistenza.
Zanò a Luce d'Eramo, che guarda caso era, aveva cominciato come fascista e che va a chiudersi a Dachau per capire se veramente i nazisti sono così feroci, e lo racconta come nessuno poi ha raccontato Dachau, veramente. Allora, come contrappunto a tutto quello che leggerà Emilia dal libro di Roberto, vi racconto delle piccole storie, dei fatti che riguardano invece le donne. E per quanto riguarda l'arresto, che è un momento determinante, perché appunto abbiamo detto, sono ragazzi di 17 anni, l'esperienza dell'arresto è assolutamente inedita ed è un'esperienza devastante in una vita normale. Vorrei citare un altro paragone, che è quello di Jenny De Russo, tu la conosci bene. Jenny De Russo era una partigiana milanese della zona dove noi viviamo, a Città Studi. Jenny De Russo era già entrata nella resistenza quando viene arrestata. Viene arrestata perché sta portando un pacco di dinamite. E racconta nelle sue lettere in una maniera incredibile e con una secchezza incredibile come avviene questo arresto. Allora, lei dice appunto che stava portando questa dinamite dietro otto persone, si trova dietro otto persone con le pistole spianate. E dice, mi hanno perquisita, poi mi hanno portato in macchina fino a Monza e lì mi hanno interrogata. Siccome non volevo parlare con buone. Allora hanno cominciato con erbate e schiaffi, non spaventarti, lo scrive la madre. Mi hanno rotto una mascella, ma ora è di nuovo a posto. Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate, però non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tantomeno parlare. Quello che più mi preoccupava era il fatto che venivano a casa per perquisire. Allora questa è un'altra cosa che a me delle donne ha colpito molto, la costante preoccupazione. Per chi rimane, per i familiari, in questo caso di Jenny, delle sorelle, la madre. E cosa succede se adesso arriva la Gestapo a casa? Jenny le viene portata a San Vittore, viene condannata alla fucilazione, poi all'ultimo momento non la fucilano, la portano a Fossoli. E Fossoli, lo sapete, era diventato a quel punto nel 1944 già un campo poliziesco e di transito, non era più solo un campo per gli ebrei. Era entrata nella resistenza attraverso il fidanzato che si chiamava Renato. Renato sopravvive. Lei, tra l'altro, gli manda da Fossoli anche una lettera dicendo: ma perché non mi scrivi più? No? Perché io sto partendo per la Germania, perché non mi scrivi? Renato si era un po' impensato. E questo non è una polemica contro gli uomini, ma insomma. Ecco. Nell'ultima lettera da Fossoli, che io voglio leggere, ieri mostra fino in fondo questa diversità, io lo chiamo diversità, questa attenzione a chi rimane, sia per non far preoccupare, sia nell'attenzione delle cose quotidiane. E scrive, posso, il 1 agosto 1944, carissima mammina, mancano poche ore alla partenza. Io parto per la Germania, come ti ho già riferito nelle lettere che riceverai. E ora siamo agli sgoccioli, non preoccuparti, vedrai che non mi succederà niente di grave, non pensarci. State allegri e speriamo che tutto finisca presto, per poter ritornare presto tra di voi. E poi, però, un momento di verità, io vi ricorderò sempre, ovunque andrò, con la tua benedizione. Vedrai che tornerò, ricordami sempre e prega per me. Appena mi sarà possibile ti scriverò e ti farò avere le mie notizie. Nel chiedere di non piangere o disperarti, entra un elemento di quotidianità che io trovo fantastica. Cioè, senti, mamma, non sgridarmi, non farti una cattiva opinione di me. Guarda che ho fatto un errorino, ero a casa e non avevo soldi. E siccome ne avevo bisogno, ho impegnato la mia borsina rosa e un lenzuolo. Le polizze sono nel secondo cassetto del pacco delle lettere di Franco. Non volevo dirtelo, ma siccome parto, mi spiacerebbe perdere questi oggetti. Se non dovessi ritornare, ne potranno godere le mie sorelle. Una borsina rosa e un lenzuolo. Vi abbraccio forte forte e vi bacio tanto tanto. Jenny De Russo non è tornata. Non è tornata a casa, ha fatto un primo periodo a Ravensbrück incontra Maria Rata e un'altra partigiana che viveva in via Gran Sasso, dove viveva la mamma. Ed è a Rata proprio che racconta che cosa succede a Ravensbrück. È terrificante la descrizione di Ravensbrück di Arata. Io ve la risparmio, queste perquisizioni, questa vergogna. Perché c'è una differenza delle donne? Liliana Segre lo dice sempre. Perché non è la stessa cosa se ti spogli da uomo e ti spogli da donna. E non è la stessa cosa se lo fai negli anni 30. No? Quindi Maria Rata insiste moltissimo su questo fatto di queste continue umiliazioni.
E poi però di nuovo questo elemento di quotidianità che cambia tutto. Incontra Ielide, la chiamavano Eneidina, e in questo momento di totale sconforto Eneidina capisce che deve fare qualcosa per Maria, la tira da parte, dice in questo momento terribile dopo l'appello, e dice: mi dici che hai un tesoro nascosto da farmi vedere e mi conduci in un angolo, a riparo da sguardi indiscreti, e mi mostri una tua piccola fotografia a Milano, in Viale Gran Sasso. Questa piccola quotidianità che irrompe questa volta davvero il campo di Ravensbrück. In quel momento il carcere era così suddiviso. Primo raggio, servizi ausiliari. Secondo raggio, ebrei. Terzo raggio, politici ritenuti relativamente pericolosi. Quarto raggio, a disposizione. Quinto raggio, rovinato dai bombardamenti nell'agosto 1943. Sesto raggio, politici ritenuti pericolosi o pericolosissimi. Reparto femminile in costruzione a lato del primo raggio. Il carcere era comandato dal maresciallo delle SS Klemm. Quando il maresciallo Klemm ispezionava i raggi del carcere, la sua voce metallica raggelava sangue nelle vene di tutti i carcerati. E siccome gli ebrei erano carcerati con donne e bambini di tutte le età, una mattina si infuriò perché un poppante non la smetteva di vagire. Fece aprire la cella e chiese alla madre perché il figlio piangesse. La madre rispose che il suo seno non aveva più latte ed egli, sempre più inferocito, le impose di far bere al bimbo il contenuto del boiolo. La madre disperata si gettò piangendo sugli stivali dell'aguzzino e questi, a suon di nerbate, costrinse lei a bere il contenuto dell'orrendo vaso. In cella riflettei a lungo sull'episodio. Cominciai a chiedermi a che razza appartenessero i torturatori, escluso che potessero rappresentare una razza a sé stante, per ovvie ragioni. Ho concluso che dovevano essere degli anormali con complessi devianti, estremamente pericolosi, perché capaci di mimetizzarsi perfettamente in una società normale, mentre prendono il sopravvento nelle epoche in cui la barbarie si sostituisce alla civiltà. Roberto ha una straordinaria capacità di osservazione, anche una lucidità che mantiene nei momenti anche più drammatici. E questa, devo dire, è una costante di alcuni dei più straordinari testimoni dell'Olocausto, al punto tale da riuscire a vedere anche gli aspetti positivi. Questa è una cosa che a me colpisce in maniera particolare. E quindi vorrei un attimo sottoporvi, veramente brevemente, un'intervista che Edith Bruck ha dato al Corriere della Sera il 14 ottobre di quest'anno. Perché Edith Bruck nota addirittura invece i momenti di umanità degli aguzzini. E in questo devo dire è lei che si eleva, lei ne ricorda alcuni, no? Il primo ovviamente è il vai a destra appena arrivati, perché il vai a sinistra significava essere portati direttamente ai forni migratori, cosa che accade a sua madre. Il vai a destra significa in qualche modo dare una qualche chance di sopravvivenza. E poi dice che la seconda luce la vede a Dachau. Io a Dachau sono stata per la prima volta, devo dire, veramente, perché li avevo visitati credo quasi tutti a Dachau, ancora non c'ero stata 2 anni fa. Era un po' surreale perché appunto eravamo già in piena pandemia, quindi eravamo tutti con queste mascherine a distanza in questo spazio sterminato. E appunto lo sforzo era quello di capire, come ha fatto Roberto, ma come ci si sente? Sei una ragazzina e arrivi in questo spazio senza fine, in questa via che non finisce mai, che devo dire oggi è resa ancora più assurda dal fatto che intorno ci sono baracconi di circo, cioè nell'insieme ha un che di grottesco. E Edith Bruck ricorda un cuoco che a un certo punto le chiede il suo nome, lei non se lo ricorda, perché lei si ricordava solo il suo numero, e che le dà un pettinino, perché le ricorda sua figlia. E poi una cosa curiosissima, un soldato tedesco che le sbatte addosso la garetta, ordinando di pulirla, perché sul fondo c'è della marmellata. Allora, la capacità di questa bambina di leggere un atto di umanità nel fatto che questo soldato, pure con questo gesto, le sta dando della marmellata, è incredibile. E poi ancora ricordo di Bergen-Belsen, e il campo dove peraltro è morta ieri, Russo,
perché a questi ragazzini danno il compito di portare i giubbotti dei soldati tedeschi. Sono giubbotti pesantissimi, quindi a un certo punto questi ragazzini non ce la fanno più. Edith in particolare ne molla uno per terra. Arriva subito furibondo il soldato nazista e dice: chi è stato? E lei fa un passo avanti, perché dice: tanto in qualche modo bisognava morire. E qui è incredibile, perché il soldato la colpisce, lei cade a terra, a questo punto la sorella salta addosso al soldato tedesco e il soldato tedesco non spara, ma dice: se una merdosa ebrea mette le mani addosso a un tedesco, merita di sopravvivere. Ora, io trovo straordinario, ovviamente, non il fatto che sia stata risparmiata, ma che Edith Bruch riesca a vedere una luce in questo male. Perché ve lo racconto? Perché ultimamente sembra che questa capacità di vedere la luce del male, come dire, si sia affievolita un po' in tutti noi. Mi è saltato in mente, rileggendo quello che ha raccontato la dottoressa Cristina Longhini, che è una farmacista di Bergamo, tra l'altro è anche consigliere del Movimento Italiano Farmacisti, che ha spiegato perché la sua farmacia non fa più i tamponi e Novax. Perché suo padre è morto, suo padre era uno di quelli del corteo militare, no? E lei dice: io non ce la faccio più, non ce la faccio più di sentire chi ci augurava la morte, chi diceva di aver bisogno del tampone ma non credeva nel vaccino e se ne andava sbattendo la porta con rabbia per 300-400 volte al giorno. Allora, anche il fatto di non riuscire adesso a vedere la luce in questo male che ci circonda, voglio dire, è un precedente che secondo me non dobbiamo sottovalutare. Il 13 marzo 1944 arrivammo alla stazioncina di Mauthausen. Latrando come ieri inferocite, le SS ci fecero mettere in riga e iniziammo la marcia verso il campo. Mauthausen era allora una cittadina che si snodava per circa un chilometro lungo il Danubio. Sembrava deserta e la colonna dei prigionieri procedeva nel suo solo rumore. Gli scarponi chiodati delle SS crocchiavano sul selciato con passi vigorosi. Agli angoli delle stradine, vistosi manifesti invitavano la popolazione ad essere vigilante. Una neve molle ricopriva ogni cosa. All'uscita della cittadina, l'abbaiare delle SS in coda alla colonna si fece più alto. Con noi stava deportato un vecchio colonnello pensionato dell'esercito, 82enne, che a Milano, sul tram, proprio in piazza Teatro della Scala, aveva espresso apprezzamenti poco lusinghieri all'indirizzo del fascismo e dei fascisti. Arrestato e portato a San Vittore, fu aggregato alla nostra spedizione, ma ora non ce la faceva più a camminare. I compagni che stavano a lui vicino dovettero letteralmente trascinarlo e trasportarlo. Le SS colpivano i malcapitati alle reni con la punta dei fucili per far sì che tenessero il passo. Faceva ormai buio e in vetta ad una collina apparve un bellissimo cervo. Stette un attimo a guardarci attonito, con un magnifico trofeo di corna e in silenzio sparì con un balzo. Io lo guardai, forse intuendo che la vita mi stava regalando l'ultima immagine della libertà. Saper osservare così significa saper osservare anche la propria vigliaccheria, perché essere uomini significa anche questo, no? Magari di essere vigliacchi in questo modo ci porta ad essere molto più cattivi di quanto crediamo. A me viene in mente la storia di Ilse Weber, non so se la conoscete, era una musicista, era una scrittrice, era una intellettuale ebrea che proprio per queste sue caratteristiche fu portata a Theresienstadt. Theresienstadt è stato un campo di morte, ma comunque teoricamente era il campo in cui venivano portati gran parte degli intellettuali ebrei. Ecco, Ilse Weber, che fra l'altro, come dire, ci arriva con uno dei suoi figli, perché l'altro riesce a metterlo su un treno e a mandarlo in Svezia, ha avuto una capacità lucidissima di vedere fino in fondo che cosa si era diventati. E c'è una poesia che lei scrive, perché gli anziani vengono deportati per primo, gli anziani
ebrei e viene deportato a sua madre. Ed è una poesia che a me ha sempre colpito, perché mi sono sempre chiesta, ma perché scrivere una poesia di questo genere? Tu sei decisamente la vittima, però hai il coraggio di raccontare il tuo momento di vigliaccheria. Perché lei scrive, ci ho sempre voluto bene, fin da quando ero piccola. Oggi lo sento più che mai. Siamo sempre state amiche. Eppure, oggi, ti ho lasciato andare via senza neanche stringerti la mano, lasciandoti da sola nella pena, per la prima volta nella vita. Ti riconosco tra la grande folla, il fagotto sulle spalle, stupita e inquieta a guardare in su verso la mia finestra. Lo sapevo bene, cercavi me, ma io non sono venuta e non ti ho salutato nemmeno con una parola. Da lontano il mio sguardo ti ha abbracciata timidamente, sono rimasta indietro, vile e tremante senza venirti incontro. Ti vedevo passare insieme agli altri per la porta della caserma, straziata e senza patria come loro, andare verso l'ignoto. Ma quanta umanità bisogna avere dentro per poter ammettere anche i propri momenti di vigliaccheria. Tra l'altro, il Cerebera, che non è sopravvissuta, le sue poesie sono state sepolte, per essere uscite, sono state poi ritrovate dal marito. Ha anche lasciato una lettera al figlio Arush, che era riuscito ad andare in Svezia, che non le ha mai perdonato, peraltro, per tutta la vita di essere stato abbandonato. Questa lettera, che è una lettera bellissima, e ovviamente non vi posso leggere a un certo punto, però dice, lei sperava, come dire, che prima o poi sarebbe arrivata, e infatti poi, quando Arush finalmente da adulto la legge, capisce che cosa sia successo. Dice, sei ancora piccolo, perciò non puoi immaginare in quanti stiamo appoggiati in una stanza, corpo giace accanto al corpo, porti la pena dell'altro e colma di dolore senti la tua solitudine. Bambino mio, stai bene e studi con diligenza. Chissà se qualcuno canta per addormentarti. Qualche volta di notte voglio credere di sentirti di nuovo accanto a me. Faccio l'infermiera per i bambini. È bello aiutarli a calmarli. Di notte veglio su di loro. Tante volte la piccola lampada debolmente illumina la sala. Seduta qui, veglio la loro quiete. E ogni bambino per me è un pezzettino di te. Il Cerebera, ogni volta che c'era l'appello, prendeva i bracci dei bambini e cantava per calmarli. Percorremmo 200 metri nella sferza dell'aria ed entrammo spaventatissimi in una baracca a noi destinata. Durante questo percorso devo aver pensato ad una infinità di cose. Devo aver rivisto la mia giovane vita, tutti i miei cari, l'incontro con gli amici del gruppo, l'abiltà di chi parlò, Mussolini, Hitler, i carri armati che avanzavano per tutta Europa, l'8 settembre, il bene, il male, questo freddo, questo gelo e questi cani ululanti nelle loro strane divise a righe che ci battevano con dei tubi di gomma. La baracca era divisa in due settori. Ci misero nel settore di sinistra, nel quale già stavano dei prigionieri, tra i quali un gruppo di 30 ebrei torinesi giunti lì alcuni giorni prima. Ci imposero il silenzio e prendemmo nota di alcuni particolari. I soldati si erano fermati fuori dal muraglione che delimitava il lager. All'interno l'ordine era delegato ai capo, che erano prigionieri vendutisi alle SS per avere in cambio da questi qualche privilegio. I capo picchiavano i prigionieri con dei tubi di gomma lunghi una sessantina di centimetri. Usavano tubi di gomma per evitare la frattura delle ossa, cosa che avrebbe impedito ai deportati di lavorare. Un giorno entrò nella stube il comandante in capo delle SS, accompagnato dal capo campo interno prigioniero, da due SS e un codazzo di capo. I prigionieri politici furono disposti su due file lunghe le pareti, gli ebrei chiamati al centro. Dopo un lungo panegirico sulle laide qualità degli ebrei e sulla necessità della loro totale distruzione, questi furono allineati e distanziati. I loro volti pallidi, tirati, gli occhi dilatati, tradivano il terrore, mentre di fronte i loro nemici sembravano belve affamate. Un SS comincia a scandire ordini e tempi, giacere su. Gli ebrei dovevano sdraiarsi a terra completamente orizzontali e poi rizzarsi in piedi sull'attenti. Dapprima il ritmo era lento, poi l'SS si scambiò con un altro SS e questi cominciò ad accelerare il ritmo e così, dandosi il cambio, aumentavano continuamente.
Gli ebrei dapprima cominciarono a sudare arrossendo, poi via via impallidivano, iniziando a cadere e disarticolare il ritmo. Allora entrarono in scena i capo per picchiare i ritardatari. Via via che cadevano, aumentava la rabbia irrazionale degli aguzzini. I capo battevano quelli che giacevano a terra, mentre i più resistenti, in uno spettacolo sempre più penoso e caotico, continuavano ad alzarsi ed abbattersi in una confusione di grida, imprecazioni, di tonfi, implorazioni. Noi capimmo di aver lasciato dietro il portone, il pianeta Terra, e di essere approdati su di un impossibile pianeta chiamato Mauthausen. Che cosa si può fare con gli aguzzini? Cioè, voglio dire, come diceva Roberto, dobbiamo convivere tutti. Che cosa facciamo con gli aguzzini? Voi sicuramente avete letto The Four Laser di Werner Schlink, che è questo libro, la lettrice, questo libro in cui si racconta di questo ragazzo che si innamora di una donna, salvo poi scoprire che questa non è stata una aguzzina di un campo di concentramento. Beh, questo libro è stato molto contestato in Germania perché si è detto, ma ha trovato dell'umanità in questa aguzzina. Evidentemente non c'è modo di andare avanti se non guardi l'altro comunque come un uomo, è un aguzzino, ma è un uomo o è una donna. Schlink, in una recente intervista al Manifesto, ha citato un rabbino mistico polacco del Settecento, che diceva: la memoria è il segreto della salvezza. E aggiungeva: la Germania scorre in rassegna tante di quelle vicende che nutrono il suo senso di colpa, che non vorrebbe fare altro che liberarsene definitivamente. Tuttavia, la ricerca della salvezza esige che si sia in grado di ricordare, che talvolta di dimenticare anche il passato, ma si richiede che non lo si cancelli, ma che lo si guardi anche senza temerlo, per capire davvero che cosa contiene. Ora, la Germania su questo ha lavorato molto, l'Italia ha lavorato molto meno. Michela Marzano, come sapete, è uscita adesso con un libro, si chiama Stirpe e Vergogna, che racconta del nonno fascista, cosa che appunto non è che è stato fatto molto. Lei, tra l'altro, ha anche spiegato: io volevo raccontare una storia di una donna che è stata una collaborazionista. E poi ho pensato, ma io che diritto ho a raccontare una storia che in realtà con me non c'entra, diventa un vero e proprio romanzo, anche se è una storia vera, se io la racconto da estranea, è un romanzo. No, dico, io devo parlare di mio nonno, e soprattutto parlando di un nonno, lei dice, non c'è più alcuna attenuante. Perché, per esempio, raccontando invece la storia di questa donna, era semplice, ma era una madre o aveva bisogno di vivere. E giunge che poi, di che genere di attenuanti stiamo parlando? Perché dovrebbero considerarsi meno grave essere diventati fascisti pian piano, parlando del nonno, seguendo gli altri o adeguandosi, i resistenti, i partigiani e chi si oppose al regime perdendo tutto, chi partì in esilio venne ucciso? E lo lancio come provocazione questo, perché è evidente appunto che noi, con i nostri nonni fascisti, non abbiamo fatto i conti. E fare conti significa, secondo me, come appunto accade in Forlese, guardarli nella loro umanità, non nella loro alienità. 9 aprile 1944, è domenica, e il mio compleanno, 19 anni. Veniamo portati fuori dalla baracca, messi in fila, contati, ricontati, arcicontati. Sì, ci siamo tutti, circa 400 uomini. Ripercorriamo il viale centrale tra le baracche. C'è il sole. Mi scappa lo sguardo all'ultima baracca a destra e ad una finestrina con inferriate vedo una testa di donna giovane, mora, molto bella. Ci guarda con occhi grandi, scuri, pieni di malinconia. Sono gli ultimi occhi di donna. Fino alla liberazione non ne avrei visti più. Scendiamo dalla collina. Il lager scompare alle nostre spalle. Alla stazioncina un trenino con 7 o 8 vetture ci aspetta. Si mise in moto e il viaggio iniziò tra dolcissime colline che andavano rivestendosi di primavera. Ci appisolammo al rollio e al tepore del vagone appoggiandoci l'un l'altro. Sognammo. Il risveglio non fu brutale come avrebbe potuto esserlo in una situazione simile, anzi, forse mi sembrò la continuazione del sogno stesso, perché adesso il treno camminava fra belle montagne rivestite da foltissime abetaie. E ad un certo punto costeggiò un lago dove le montagne stesse e gli alberi vi si rispecchiavano con le loro masse scure.
Lasciato il lago, il treno si fermò in una stazionicina. Ebbe in sé. Ci misero inquadrato nell'Appenplatz, ci contarono, ricontarono, sì, c'eravamo tutti. Ci suddivisero, ci inviarono alle rispettive baracche di destinazione. Ci fecero quasi subito uscire, ordinandoci di compiere un lavoro assolutamente inutile e sfibrante. Prendere tronchi di abete a nord e portarli a sud. Qui, prenderne altri e portarli a nord. Era evidente. La tecnica messa in atto per deprimerci subito sul piano fisiopsicologico. E bensì, doveva essere molto bella per gli occhi di un turista, non certo per noi deportati in quelle baracche, in quella pineta greve d'ombra con quell'aria fredda e quel profumo di pino misto a odore di catrame e fumo, l'odore della zuppaccia cucinata tutte le ore per via dei turni, il terreno sempre umido. E i prigionieri che ci stavano già, distrutti e claudicanti, con le divise lacere. Dopo un mese, già non sembravamo più uomini, ma terribili topacci dal colorito grigio cemento, occhi infossati, zigomi sporgenti, colli sottili e teste ciondolanti, abiti vuoti, come appesi a degli ometti. In quel maledetto comando lavoravano anche i fratelli Picardi di Sesto San Giovanni. Erano veramente valorosi e nonostante le stremate condizioni fisiche, erano sempre pronti a dare una mano a tutti. Erano così generosi che non esitavano ad intervenire con degli stratagemmi mentre i capo picchiavano qualcuno di noi e così facendo, molte volte, finivano per accollarsi delle punizioni che non spettavano a loro. Sono deceduti ambedue. La città di Sesto ha dedicato loro una via. Adesso si parla tanto, io non ho capito perché nel nostro piano di ripresa nazionale hanno inserito anche la parola resilienza. In qualche modo è rubata. Ecco, se c'è invece un pozzo giusto di cui parlare sono stati in questi campi. E vi cito solo molto rapidamente un personaggio, che è Alice Azobra. Alice Azobra è una grandissima pianista, è morta a 110 anni, tra l'altro, e è stata una delle ultime sopravvissute ai campi. Perché ve la cito? Perché Alice della Zombra fu quella che organizzò l'orchestra del coro dei bambini, la Theresienstadt, e l'organizzazione di un'opera che era Rondibar. In questo caos totale non solo riuscì a continuare a suonare. L'ultimo concerto di Alice della Zombra a Theresienstadt è stato il 25 aprile del 1945, poi il campo è stato liberato poco dopo. E quello che a me ha sempre colpito di questo personaggio straordinario della sua biografia, per questione di resilienza, perché poi lei dopo la guerra è andata in Israele, si è trovata in mezzo a tutte le guerre in Israele, quindi poi si è spostata a Londra e sopravvissuta anche a suo figlio, è anche qui la sobrietà estrema con cui racconta tutto quello che le è accaduto. Vi cito solo un fatto. Quando finita la guerra, era l'agosto del 1945, lei era riuscita a salvare il figlio, ma il marito Leopold, che non era un violinista, ma non era un musicista così eccelso come Alice Azobra, era stato deportato ad Auschwitz e le aveva detto non mi seguire per nessuna ragione, perché i nazisti erano addirittura riusciti a dire riuniamo le famiglie, no? Quindi di far andare le persone fino ad Auschwitz, e lei aveva obbedito. E a un certo punto, nell'agosto del 45, si presenta alla porta di casa, inciso, nella casa di Praga si erano installate delle altre persone, quindi lei non è mai potuta rientrare nel suo appartamento a Praga, si presenta un uomo e gli racconta che era col marito ad Auschwitz, apre, le porge un pacchetto, dentro questo pacchetto c'è un cucchiaio e lei chiede, ha sofferto molto? E lui dice, no. E da quel momento lei ha ricominciato a suonare. A me questa cosa mi ha colpito molto, ha suonato fino alla morte, a 110 anni. Questo non voleva dire aver dimenticato, ma aver salvato quel mondo immenso che era quello della musica, ma dell'umanità che portava dentro. Per suo figlio, e in qualche modo io dico anche per tutti noi. Io sono stato nei lager con il corpo, ma con la mente ero sempre fuori, lontano, in luoghi sicuri e protetti.
Ero al caldo, si faceva freddo. Stavo sempre davanti a tavole imbandite. La sera mi coricavo tra morbidissimi e tiepidi cuscini. Evitavo sistematicamente di pensare ai miei cari perché erano pensieri traumatizzanti e mi rifugiavo regolarmente in ipotetici comfort. C'era un essere fantastico che mi voleva bene, mi faceva compagnia e mi portava sempre via dal lager. Mi portava sulla cima di una montagna che stava di fronte, in una piccola baita tutta di legno. Si apriva la porta e dentro, in un solo locale deliziosamente caldo, stavano una tavola imbandita con tutto quello che io potevo desiderare e un morbidissimo letto dove beatamente potevo dormire. Così, quasi tutte le notti, fino al suono sinistro della sirena che mi riportava alla realtà. Non ero impazzito. Mi difendevo mettendo in azione la fantasia. Quando gli altri venivano picchiati, piangevano o gridavano, i capò si divertivano allora a picchiarli di più. Facevano teatro. Io prendevo le punizioni in silenzio e loro smettevano subito di picchiarmi perché capivano di far fatica senza divertimento. Non ho mai pregato molto nella vita, ma prima di addormentarmi mi rivolgevo al creatore e gli dicevo: Signore, fammi più soffrire di più, ma fammi rivedere mia madre. Questa preparazione, questa accettazione voleva già dire resistenza. C'era un ragazzo di Prato, di Firenze, non ricordo bene, che nonostante fosse magro, sfinito e spelacchiato come tutti, aveva conservato la voce meravigliosamente modulata e, o per fame o per malinconia, ogni tanto la sera cantava sottovoce gli stornelli. In quei momenti russi, polacchi, olandesi, belgi, ungheresi, italiani, Scrivano e Capò si irrigidivano nei loro bed, immobili, ad ascoltare con il sangue di ghiaccio. Chissà cosa passava nella fantasia di ognuno di noi. Allora, io credo che stiamo anche esaurendo il tempo, quindi taglierei molte cose che volevo dirvi, volevo solo citarvi una cosa. Il nazismo ci ha privato di straordinari talenti. E quindi, come dire, il danno è stato un danno che si è perpetuato nei decenni a seguire. Io ve ne voglio citare solo due perché sono due nomi di donne che vengono spesso dimenticati. Una è Enrica Calabresi e l'altra è Aurelia Jones, che forse non vi dicono molto. Allora, Enrica Calabresi era una scienziata, è stata una scienziata, come dire, importante, talmente importante che fino alle leggi razziali ha potuto avere una cattedra. Guardate che una cattedra universitaria data a una donna in tempi di fascismo era veramente un'eccezione. Era stata in realtà cacciata da Firenze, aveva avuto una prima cattedra e fu cacciata da Firenze per dare spazio a Lodovico di Caporiacco, lei era un'entomologa. Lodovico di Caporiacco era un fascista della prima ora. A tutt'oggi sui libri, sui manuali, lo trovate come indicato come un grande entomologo, perché in realtà era soprattutto un grande fascista, e quindi, come dire, questo è il motivo per cui fu dato a lui il posto e tolto fisicamente a Enrica Calabresi. Lei aveva fatto da volontaria nella prima guerra mondiale, non si è mai sposata perché il suo fidanzato è morto nella prima guerra mondiale, e quando fu arrestata, lei che era insomma, una scienziata, una biologa, decise di uccidersi con il topicida. Lei sapeva benissimo che si sarebbe assicurata un'agonia di 2 giorni, e così fu. È stata 2 giorni in agonia. È stato come il suo ultimo manifesto di protesta. Ed era una protesta doppia, appunto, non solo come ebrea che veniva deportata, ma come donna che era stata fino a quel momento privata di tutti i suoi meriti e i ruoli che avrebbe voluto avere. E la stessa cosa è successa per Aurelia Jones. Aurelia Jones è stata la donna che ha inventato le prime scuole agrarie moderne, lo ha fatto in particolare per le ragazze, erano delle storie, delle scuole modernissime in cui venivano invitati degli agronomi, iniziò nel 1902 a farlo. Il fascismo capì l'importanza di queste scuole, lei ne inaugurò una nei pressi di Roma, a questo punto il fascismo le tolse la direzione, e disse addirittura che questa era la prima volta che veniva inaugurata una scuola
agronoma così moderna e così avanzata, evidentemente non era vero, perché quella romana era la copia di quella di Niguarda, che peraltro esiste a tutt'oggi a Milano, c'è un museo botanico intitolato ad Aurelia Jotz. Aurelia Jotz non è voluta andare via, e questo è successo con gli ebrei, devo dire, non è voluta andare via, quindi si era, dopo aver perso il lavoro per via delle leggi razziali, si era rifugiata da Lassio con la sorella, fu anche lei prelevata, fu portata prima a Fossoli e poi fu mandata subito ad Auschwitz nel forno crematorio, nella camera a gas, scusate, appena arrivata. Verso il mese di marzo 1945 anche nel campo si avvertivano i segni del disagio e dei problemi che dovevano investire il popolo tedesco. All'interno apparentemente non era cambiato niente, sempre il solito ritmo, la solita rabbia. Solo i prigionieri aumentavano, ma non avevano nessuna voglia di parlare, erano stremati, stavano seduti o sdraiati per terra, le bocche aperte. Sembravano tanti cadaveri vivi. Le razioni erano drasticamente diminuite, la dieta era praticamente solo liquida e un quadrato di pane veniva tagliato in 24 fettine, una per ciascuno in tutta la giornata. Devo essere entrato in uno stato di rassegnazione ed abulia completa, così non ricordo esattamente quando fui fatto entrare nel blocco di eliminazione. Penso di esserci stato una quindicina di giorni, quindi intorno a metà di aprile 1945. Proprio perché fuori i corpi si ammucchiavano attorno al crematorio, i responsabili del campo devono aver deciso di prolungare in qualche modo la vita dei più malandati, mettendoli nei blocchi dove stavano, senza lavorare, con vitto minimo, nudi, in attesa che il crematorio smaltisse i cadaveri ammucchiati. Nel blocco di eliminazione stavamo in 4 per bet, ogni castello a 3 piani portava 12 uomini, niente coperte, niente pagliericcio, asticelle di legno. Le ossa del bacino più sporgenti ci avevano forato la pelle, noi stavamo così, immobili, tutto il giorno, senza avere la forza di salire o scendere dal letto. Chiaramente succedeva che tutto venisse fatto nel bet, e così i 4 che stavano in alto si rivoltavano nelle proprie urine, nelle proprie feci, ma quelli che stavano in basso se la facevano con le urine e con le feci di 12 uomini. Io non so a questo punto come reagirà il lettore. Posso solo pregarlo di chiudere gli occhi e di immaginare tutto da sé, dedicando ai compagni morti un momento di pietà. La sera del 6 maggio 1945 scendiamo dai bette per metterci in fila quando il capo blocco ci ordina di tornare nei castelli. Niente appello, la fetta di pane viene data a tutti. Un francese allora mi chiama dicendomi: tu all'italien, tu sais que les Américains sont arrivés à Ebensé? Io non detti peso alla frase, le avevo sentite tante e ne sentivo troppe tutti i giorni, ma in quel momento si sentì un motore, un rombo fuori dal viale e grida. Mi girai e feci in tempo a vedere una strana macchina, color verdognolo, con una grande stella bianca sul fianco. Era una Jeep. Allora successe il miracolo. Nella baracca quegli scheletri viventi si misero a cantare. Le bocche buie, le voci fioche miscelavano l'internazionale con i salmi ebraici, con la marsigliese e le note di mamma. Io guardavo inebetito, stremato, svuotato da ogni possibilità di partecipazione. Le truppe che ci avevano liberati erano americane, affiancate da truppe francesi del generale De Gaulle. Ricordo che guardavamo esterrefatti e imbambolati i soldati americani, bellissimi, altissimi, sanissimi, tuttoissimi, mentre noi eravamo devastati, distrutti, orribili. Il terzo giorno dalla liberazione fummo portati via. Avevo appena lasciato il campo di sterminio, con i suoi cumuli di cadavere, con i suoi orribili odori. Io ne ero ancora tutto impregnato e sporco. Fu così che l'aria, la maestosità degli abeti, il profumo di resina, d'erba, di viole, mi entrarono dentro con una soavità avvolgente. Fu quello il momento in cui la natura
mi si presentava con la promessa di poter vivere ancora tutte le sue meravigliose possibilità future. Il nodo che da 15 mesi tenevo dentro si sciolse di colpo e scoppiai in un pianto disperato che era gioia e liberazione, preghiera e gratitudine, impegno a non odiare mai ed amare sempre, impegno ad essere semplicemente un uomo in mezzo a uomini. E quindi sceglierei il silenzio adesso. Penso di parlare a nome di tutti per dirvi grazie a tutte e due, davvero grazie. Dopo queste intense letture e i pensieri, i racconti, le suggestioni di Valeria Palumbo e la voce che Emilia Pizza ha prestato direttamente al viaggio di Roberto, diamo la parola al senatore Eugenio Comincini. Grazie. È difficile intervenire dopo questo momento intenso, emozionante. Anch'io vi ringrazio perché avete reso molto. Non dico ciò che è stato, perché per carità quello è ovviamente resterà sempre nella dimensione vissuta da Roberto, però ci avete dato l'idea, l'intensità delle emozioni e della memoria che restano, sulle quali continuare a riflettere. Io desidero ringraziare innanzitutto Maria delle Camerane Cirizza per aver contribuito a organizzare questo appuntamento, ma desidero ringraziare davvero la Fondazione della Memoria della Deportazione per aver voluto ristampare il libro di Roberto unendolo alla graphic novel e anche per le parole di ricordo e di ricostruzione dell'azione importante che Roberto ha svolto. Mi è piaciuto molto il fatto che diversi degli interventi abbiano richiamato il suo legame forte con i giovani. Su questo mi piace poter ricordare anche alcune cose. Da un lato la persistenza della sua testimonianza portando tantissimi giovani a Tausen e ovviamente anche la testimonianza nelle scuole, scoprendo tante coscienze, e quello che è stato ricordato della presenza di numerosissimi giovani al suo funerale è ovviamente l'emblema di quanto è riuscito a segnare nell'ambito della memoria. Vorrei ricordare poi che il centro di aggregazione giovanile della città di Cernusco sulla Via, nel quale ho avuto l'onore di essere sindaco per 10 anni, ha portato avanti il lavoro di Roberto Camerani, portando a sua volta tantissimi giovani a fare visita a Mauthausen, usando lo stesso metodo, a volte le stesse parole, iniziando questo viaggio unendo le mani sulle pietre all'uscita, anzi all'ingresso, al portone d'ingresso del campo di concentramento di Mauthausen, dicendo: ascoltate queste pietre parlano, hanno visto cose indicibili. Roberto credo in maniera davvero naturale non solo aveva l'empatia con i giovani, ma aveva anche una capacità di raccontare, di direi drammatizzare, quindi di trasmettere non soltanto pensieri o ricordi, ma di far vivere, rivivere alcune emozioni profonde a chi con lui affrontava questo viaggio della memoria. E chi gli è succeduto in questo difficile compito credo che abbia saputo raccogliere molto di questa sua capacità, di questa sua testimonianza, fatta ovviamente con tantissimi giovani.
Altra cosa che mi piace ricordare è che la sala conferenze della Biblioteca Civica della nostra città è dedicata a Roberto Camerani, un luogo frequentato tutti i giorni, da tantissimi giorni, quindi un ambito sul quale ancora molti passando si chiedono chi sia stato Roberto e permane la sua presenza legata al mondo dei giovani. Ovviamente la graphic novel di Giovanni Redaelli, che come è stato ricordato, ha vissuto direttamente con Roberto, giovanissimo, il viaggio e l'esperienza a Mauthausen. Roberto l'ho conosciuto, ho avuto modo di parlarci, confrontare diverse volte, siamo stati anche insieme nel 2002 candidati nella stessa lista al Consiglio Comunale della nostra città. È stato sicuramente un grande resistente, oltre che antifascista, pur avendo vissuto nella sua giovinezza, come è accaduto a tantissimi giovani, moltissime, puoi dire, una condizione diversa, ecco, però ha scelto a un certo punto di porsi dalla parte di chi osteggiava il fascismo e di chi resisteva alla deriva che il nostro paese stava vivendo. La sua testimonianza è la testimonianza di un uomo che ha saputo essere un educatore, un uomo che ha saputo trasmettere ad altri non soltanto il valore della memoria, non soltanto l'importanza della libertà, del rispetto degli altri, della lotta contro l'odio, ma proprio il fatto di saper portare altre persone, altri giovani a riflettere, a meditare su ciò che è stato. Non conoscevo questo passaggio, questa testimonianza fatta in una trasmissione particolare come quella delle Iene, mi piacerebbe poterla recuperare, sarebbe decisamente interessante ridivulgarla in maniera scritta, perché sono state anche quelle parole decisamente intense, forti. Questo impegno di Roberto a non odiare, ad amare sempre, viene in qualche modo richiamato anche da Liliana Segre, che in un suo recentissimo scritto del 18 maggio di questo anno, ricordando Roberto Camerani per un'iniziativa che l'amministrazione comunale di Cernusco sta portando avanti, legata ad un riconoscimento per la città di Cernusco di una onorificenza al merito per il lavoro fatto in ambito di resistenza, ma soprattutto per la coltivazione della memoria che dal dopoguerra fino ad oggi è stato condotto. In questo suo scritto Liliana Segre ricorda che Roberto è stato un compagno di strada, una strada delicatissima, a tratti accidentata, sempre faticosa, quella della testimonianza. La via del dovere la chiama Liliana Segre e racconta che i nostri destini si sono sfiorati nel carcere di San Vittore, poi la deportazione, io e del mio papà ad Auschwitz per la sola colpa di essere nati, lui a Mauthausen, numero 57555, deportato politico. Anche lui, come me, prima di me, ha rotto il silenzio. E Liliana Segre chiude con questa affermazione che io trovo fortissima, bellissima: un uomo instancabile, custode dei valori più alti della nostra Costituzione, sensibile e coraggioso, perché a differenza della sottoscritta, lui è sempre tornato nel luogo dell'orrore e dell'indicibile. A me è mancato il coraggio. È Liliana Segre che scrive queste cose. Io le trovo bellissime, emozionanti, forti, e che rendono sicuramente onore e testimonianza a un uomo di grande valore come è stato Roberto Camerani. Non aggiungerei davvero altro a questo, oltre a quello che è stato raccontato da tutti, se non ringraziare anche la Fondazione Elio Basso, che è presidente, Elena, per aver voluto ospitare questo momento, ANPI Provinciale di Roma. Roberto non c'è più ormai da diversi anni, però è estremamente importante che anche la memoria di Roberto, anche il suo lavoro, anche la sua testimonianza di vita continuino ad essere portato avanti. È vero, i deportati come partigiani ormai non ci sono più, però
il valore della memoria, la memoria è il segreto della salvezza, è una ragione che, come dire, spinge tutti quanti noi, chi ha una coscienza civile, chi ha la consapevolezza anche di quello che il nostro paese ha vissuto e quindi dell'importanza di coltivare una strada, un percorso, ecco, abbiamo il dovere di portare avanti questa testimonianza preziosa e di proseguire nell'azione educativa nei confronti dei più giovani, delle scuole, come non solo nella nostra città, ma in tanti altri posti in Italia viene fatto, e le fondazioni, le realtà associative che per vocazione, per spirito statutario, perseguono questi fini, vanno ringraziate, vanno anche sostenute da parte dello Stato. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a uomini e a donne come Roberto Camerani e Liliana Segre. Noi continueremo nel nostro piccolo a testimoniare quei momenti terribili, ma anche il riscatto che dopo quei momenti ricominciò a livello nazionale e internazionale. Io credo che un grazie lo meriti anche un uomo come Sergio Mattarella, che ha voluto nel Parlamento e al Senato della Repubblica la presenza di Liliana Segre come simbolo di un momento terribile della nostra storia e simbolo di un riscatto possibile. Grazie, buona serata.